Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Mi scrive l'amico Anatra Selvatica e mi invia un articolo intitolato Ribelli USA, due punti, sovranità alimentare, riprendiamoci la terra. Poi troverete nel riassunto il sito dove appare tale articolo. L'articolo è stato scritto il 13 giugno 2012. Dunque, da questo articolo veniamo informati che negli Stati Uniti i giovani sono passati da Occupy Wall Street a Occupy the Farm. Beh, ormai sono tanti i video che io sto facendo su questo argomento, cioè sul ritorno all'agricoltura. La cosa si sta facendo concreta. Dunque, cosa si scrive in questo articolo? Bastano 150 metri quadrati di terra coltivata ad orto e possono risolvere da soli il problema dell'alimentazione per un anno intero di una famiglia composta da quattro persone. Se il mondo si sfascia giorno dopo giorno sotto i colpi imperiali della finanza, tra le macerie di un modello di sviluppo giunto al capolinea, con l'inutile corollario del rigore inflitto ai cittadini da governi che non hanno soluzioni per uscire dal tunnel, la nuova frontiera del futuro ha un nome antico, è sovranità alimentare. Tradotto, due punti. Trovare un po' di tempo per tornare alla terra, almeno part-time, e mettersi a coltivare anche l'orto. Anche nelle città, sì, certo, anche nelle città, addirittura negli Stati Uniti i giovani sono arrivati ad occupare gli spazi universitari e hanno rotto i lucchetti della grande farm universitaria, piantando verdure e seminando senape nei 10 acri della tenuta. Occupy the farm. Lo stile è lo stesso della mobilitazione contro Wall Street, fra tendopoli e assemblee dei coltivatori. Beh, l'articolo continua, poi vi darò i dati perché voi lo possiate trovare. È singolare, cari amici, però, che si sia passati dalla locuzione in 448, dalla locuzione Occupy Wall Street alla locuzione Occupy the Farm. I governi non hanno soluzioni. In Occidente, sia che si tratti dell'Eurozona, che si tratti degli Stati Uniti, che si tratti dell'Inghilterra, in Occidente non ci sono più soluzioni. E ci sarà un malcontento continuo. E senza che si presenti una qualche luce, una qualche possibilità di salvezza. Sono cose che io ho già dette circa 3 anni fa nel mio video intitolato Occidente Default. E quindi o si continua ad essere giovani sudditi universitari, che ci si va a inchinare ai docenti universitari mese dopo mese, si fanno esami su esami, si spendono un sacco di soldi, un sacco di dispiaceri, un sacco di fatica per prendere quel famoso pezzo di carta che non darà alcuna possibilità di lavoro, e lo vediamo, no? Lo vediamo, d'accordo? Oppure si fa questa scelta, è una scelta di libertà, cari amici, eh? Cioè lavorare la terra per vivere è una scelta di libertà. Eccolo qua, ribelli USA, sovranità alimentare, riprendiamoci la terra. L'amico che mi ha scritto mi ha detto, ma magari questo movimento che è iniziato negli Stati Uniti potesse propagarsi anche da noi. Sì, è la verità, non si vede soluzione. E i popoli degli Stati europei sono qua che imprecano contro i governi. I governi non ci hanno più niente da dare. E tutto quello che c'era da spendere è stato speso, non si può andare oltre certi limiti. E adesso, con le buone o con le cattive sono la fame. Con le buone o con le cattive si arriva alla conclusione.
che si deve ritornare alla Terra e non c'è mica niente di male. Abbiamo sbagliato, l'Occidente ha sbagliato, ha inteso costruire di nuovo una torre di Babele. Le torri di Babele non possono andare oltre una certa altezza perché poi crollano giù. Ok, cari amici, nel riassunto vi do i dati affinché voi possiate andarvi a leggere nella sua interezza questo ottimo articolo. Ringrazio l'amico Anatra Selvatica, ringrazio tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.